Benvenuti in questo nuovissimo video, bella raga. E lo so, state notando qualcosa di strano. Guardate lì sotto. 3 gettoni dalla fine del pass. E guardate lì sotto. Tra 2 minuti e 40 si ricaricano altri 20 gettoni. Quindi noi aspetteremo questi gettoni che si ricaricheranno. Andremo a giocare una partita. E dopo aver sbloccato i nostri 3 gettoni, sbloccheremo Relu. Lo proveremo e apriremo anche il pacchetto di reazioni. Anche questo pass è stato concluso. Ci ho messo un bel po' di tempo, ma comunque un mesetto. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi un altro mese tutto di casse enormi. E niente, adesso aspettiamo che si ricarichino i gettoni. Nel frattempo facciamoci una bella partita nella mia mappa Assalto di Navi. E ho messo Penny perché questa mappa è rotta e questo è il motivo. Non se viene il primo. Dynamite, che cosa hai combinato? Mi spaccheranno adesso il cannone, perché Dynamite fa sempre le sue solite, ecco, cavolate. E io lo rimetto. Ecco, vedete, questo è perché Penny è rotta, perché il cannone arriva fino a lì. Però se non fosse che Dynamite me l'ha, vabbè, distrutto. Se io lo facessi scoppiare. Ecco, altre 4 bombe. Si mette tutta l'abilità stellare che Penny quando il suo cannone viene distrutto. Praticamente quando il suo cannone viene distrutto rilascia altre 4 bombe sugli avversari più vicini. Intanto abbiamo vinto. E credo che nel frattempo i gettoni si siano ricaricati. Ovviamente le partite dobbiamo giocarla con lui. Manca pochissimo tempo. La partita ovviamente la giocheremo con lui, perché se la skin che dobbiamo conquistare è Relu, allora dobbiamo giocare con lui. Mi sono anche selezionato le reazioni di Relu. Ho tutte le reazioni di questo brawler. Le ho anche selezionate. Quindi adesso ci porteranno fortuna. Soprattutto perché ho messo la nuova, questa qui. E poi questa l'ho sbloccata da poco. E poi ho messo il pianto. Quindi con le reazioni di Relu. Poi giochiamo con lui. Eccoli, raga, i famosi 20 gettoni. Adesso ci andiamo in una mappa per la gara, che già ho giocato stamattina, quindi non è che basta votare, mi danno 10 gettoni, io già ho giocato delle partite. Ma perché tutte le mappe sono sempre così? Allora, il nostro obiettivo è arrivare per 3 gettoni, credo, settimi. Non ne sono abbastanza sicuro, ottavi. Però comunque puntiamo ad arrivare settimi. Qui c'è la signorina Maxine, però ce ne andiamo. Questa mappa fa sclerare un botto, però comunque per scappare dai tank. Tipo per... Io scappo da Edgar, però anche lui se n'era andato. Poi scendiamo. 10 brawler rimanenti. Adesso 9. Oddio, quanto lagga. Raga, avete visto che super laggata che ha tirato? Allora, Energetic, 8 brawler, puntiamo ad arrivare ai 7, mi può morire. Perfetto, raga, ho ufficialmente, se non giampo, finito il pass 4. Guardate la mia super, quanto è fastidiosa una mappa del genere. Ma addirittura sono tornato indietro. Raga, io potrei anche suicidarmi, perché tanto il mio obiettivo l'ho raggiunto. Quindi bella per voi. Ciao. Raga, sono arrivato addirittura a 6. 3 gettoni d'obbligo. La gente me ne dà 2. Ok, me ne ha dati 8, raga. Ho ufficialmente finito questo pass. L'ennesimo pass. Ho finito l'ennesimo. Adesso dovrò impazzire nelle casse enormi. Siamo pronti, raga, mi raccomando, dovete lasciare un like, perché adesso vi sblocco il Lu King. Oh my god. E mi chiamano proprio adesso.
Tra l'altro questo GX-Pro 94 si è preso il pass, ma non si sa per quale strano motivo non ha Lu. E io, raga, eccolo qui, il Lure. Oddio mio. Vi apro anche il pacchetto di reazioni. Epica, epica, epica. Uffa. Allora. Ah, va bene, allora il pianto. Però è animata. Va bene, il pianto di Brock ci può anche sta. Poi like di Emz. E poi ho trovato la rabbia di Tick. Ecco. E ho finito Tick, raga. Mi chiamano ancora. Scusatemi, credo sia Ilario, però vabbè. Dire che questa skin è fantastica, secondo me, è veramente poco. Cioè, raga, vi ricordo, questa skin esclusiva si potrà sbloccare solo alla 70ª soglia del pass. Però, se... vabbè, scusatemi. Uffa, mi chiamano. Ah, speriamo che non mi chiamano più. Dicevo, questa skin esclusiva si potrà sbloccare solo alla 70ª soglia del pass. Ma ovviamente del pass premium. Quindi dovete shoppare ben 170 gem per il pass. E oltre, cioè, come ricompense, diciamo, più belle, riceverete il Dynamike facchino. E se non avete Dynamike, vi sblocca Dynamike e il facchino. Poi riceverete alla 30ª soglia Lu, completamente gratuito. Alla 70ª riceverete la skin di Relu. E durante il cammino del pass riceverete tutte le spille di Lu. E questa qui, che visto che ho appena selezionato, è la spilla iniziale di quando sbloccate Lu. E per chi non l'avesse capito ancora, voglio fare una precisazione, ovvero, l'ho già detto in molti molti più video, però voi... No jamming, che se mi state ascoltando, voi no jamming. Ci sarebbero due modi se vorreste sbloccare Lu. Allora, se c'è qualcuno di voi che mi sta ascoltando che non gemma, non spende il cash su Brawl Stars, allora potete fare così. Nel frattempo faccio una partita amichevole. Nel frattempo potete fare così. O vi conservate le gemme, perché... provo sta skin. Perché in ogni pass ci sono 90 gemme. Se voi vi conservate le gemme, praticamente riuscite a prendervi un pass ogni due. Quindi in questo caso, se avete fatto così, allora suppongo che avete il pass 2 e questo pass qui. Quindi prenderete solo i pass con i numeri pari, a meno che prima che uscisse il pass voi non avete già delle gemme. Oppure si può fare anche in un altro modo, ovvero, cioè, se voi volete avere Lu, anche se non potrete avere la skin, Lu si può trovare nelle casse con la rarità leggendaria, però dovete prima raggiungere la soglia 30. E da Lu, da quando hanno raggiunto Lu, si fa così. Quindi raga, se non avete raggiunto la soglia 30 e siete no jamming, Lu non si può trovare. Potete aprire anche 200, 300, 3000, 4000 casse, Lu non vi uscirà mai. Anche se è l'ultimo brawler che vi manca, non vi uscirà mai la percentuale di trovare Lu vi esce che solo se raggiungete la soglia 30. Una volta raggiunta lo potete trovare, per tutta la stagione, cioè in realtà si può trovare sempre, però dopo la soglia 30. Bene raga, per questo video credo sia tutto. La skin è fantastica, ovviamente è una skin da 150 gemme, cambia quasi le animazioni, la super cambia perché ci sono delle gemme, l'attacco cambia che sono delle coppette da re, e anche le animazioni cambiano. Quindi raga, questa è palesemente una skin da 150 gemme, ma alla 70ª soglia, 70ª ricompensa del Brawl Pass. Adesso, prima di salutarci, voglio farvi vedere l'animazione di sconfitta.
Pronti a vedere l'animazione di sconfitta? Eccola. Bene, raga, che dire? Questa è una skin spaziale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao.